danno conto. Allora cominciano a essere dolori, perché se votano a favore, si ribellano ai padroni, perché tolgono la proprietà della moneta ai padroni, cioè alle banche centrali, e lo danno ai cittadini. Allora, se vuoi servire i cittadini, devi tradire il padrone. E allora il padrone dirà: non mi sta bene. È ovvio, perché nessun cane è disposto a mollare l'osso. Ecco perché io invito tutti i sostenitori della teoria della proprietà popolare della moneta, in occasione della prossima tornata elettorale, ad appoggiare quei candidati, badate, di tutti i partiti. Quindi io non violo il principio della par condicio, assolutamente, ma propongo a chi vota di dare la preferenza solamente a quei candidati che si dichiarano favorevoli alla proprietà popolare della moneta.